Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video insieme a mia sorella. Sono riuscito a riportarla qua sul canale. Dai. Bella per te. Grazie. Bella per te. Grazie. Ok, sembravo uno zombie, però no. Sembra no. Allora, oggi ho portato qua mia sorella dicendogli che dovremo andare ad fargli reagire a delle persone che sono diventate, diciamo, da qualche mese famose, da qualche mese famose. Dato che lei è una che quando gli dico guarda questo qua, lo sto guardando io, lei si sbatte proprio. E stessa cosa per me, se lei mi dice qualcosa, io me ne sbatto. No, vabbè. No. Quindi andrò a far vedere, magari oggi, solamente uno e poi magari vediamo le prossime volte, magari ti faccio vedere altre persone. Ok, so già la persona in cui voglio farti vedere oggi, cioè so già la persona che voglio farti vedere oggi. Ok, e ti dico che ha la mia età, ok, potrebbe piacere come non potrebbe piacere. Ok. E vabbè, io non dico altro, sarà il video a dire. Quindi, okay. mentre io ti faccio vedere il video, se tu vuoi stoppare per dire qualcosa, o a volte stoppo anch'io per chiederti che cosa ti sembra di ciò che fa e di com'è, okay. Però diciamo che ci soffermiamo soprattutto su quello che fa. Oggi non c'è il sole e quindi è venuta mia sorella a fare il video, intendo. Andiamo. Ok. E diciamo che questo, diciamo, video barra clip ti spiega, diciamo, più o meno, chi è questo ragazzo. Chi è questo ragazzo? Fate una cosa. Allora, ti dico che si chiama Gabriele. Ok? Si chiama Gabriele. Ma non è... allora, si chiama Gabriele. Prima di iniziare vorrei dire che lui da mesi mi sta continuando a parlare di uno che non mi ricordo manco come si chiama, che fa le live in giro e le vuole iniziare pure a fare lui. Cioè, dimmi che non è lui. No, non è lui. Mi sembra la faccia molto familiare. No, molto. È mio fratello. Pensa che lui è nato l'11 luglio e io sono nato l'11 agosto. Proprio vicinissimo. Oh, un mese perfetto di differenza. Vabbè, passiamo subito. Secondo me è quello, perché la faccia è molto familiare. Vabbè. Allora, ma che partiamo... ho letto la chat! La pippa. Al posto, cioè, di sì, ci mette dentro la... dovresti metterti in bocca la patata di quella patata di nero. No, me ne sono completamente stupido, porco Dio. È il gabrone. Sì. Come ti sembra? Primo impatto? Molto carino, dai. È carino. No. Io me lo bomberei. E tu metti la bombare. Io me lo bomberei. Metti la bombare. È un bel maschione. È un bel maschione. Gabrone. No, no, no. Non sapevo. Di cosa ne pensi di questa scena? Che secondo me le ragazze stanno dicendo, ma questo è scemo. E se tu fossi stato a posto di quelle ragazze, come l'avresti presa? Boh, riderei. E basta? Cioè, ad esempio, non ti arrabbieresti? No. O andresti lì magari a parlarci? No. Lo faresti finta di niente? Ridi, ma fai finta di niente. Va bene. Ci posso. Ragazzi, scusate. Beh, però vedi, chiedi anche scusa. Scusate. Quindi. Perdonatemi. Chiedi scusa. È il gabrone, giusto? Sì. Guarda con le dita. Ma è scemo? No, è fatto così. Stai cercando di fargli crescere i capelli? No, stavo facendo finta di buttare il pepe così sale qualcosa. Dato che lui, cioè dato che il signore dietro ha la pelata, lui faceva finta di buttargli il pepe, o cioè buttargli qualcosa in testa, capito? Vabbè, è una persona che devi, sì, devi capirla. La devi capire, se riesci a capirla è molto divertente. Comunque. Sì, è il cabrone. Lo sapevo. Da quanti è che mesi? Da quanti mesi è? Boh. Prova, a che fregno. Andiamo in centrale allora. Vedi, lui abita a Milano. Andiamo a Milano centro. Cioè, almeno lui fa fare la live in centro.
Ma che è che l'ha detto? La signora lì. Meno male che almeno su Ciccio si può bestemmiare. Vedi? Lui non avrebbe mai fatto queste cose, ad esempio. Più avanti le farà. Più avanti la fatta. Ci sono certe parti di dove, cioè, non qua, credo, che lui viene anche, ad esempio, un po' picchiato per quello che succede. Per quello che succede. Vabbè, fino adesso come ti sembra? Cioè, è una persona divertente, tu ad esempio lo faresti, e uno, se... non lo farei mai. Se ti trovassi nella cioè, vicino a lui e succederebbe queste cose, tu come la prenderesti? Riderei a morte. E... fa ridere, però non è il mio caso. Nel tuo caso in che senso? Non è che non lo che farei. Ah, ok. Pensavo che non era uno che ti potevi mettere ad esempio insieme, o potevi anche fare. Quello. Non ti metteresti mai con lui? No, mai. Beh, è molto divertente. Cioè, è molto sì, divertente. È ridere, fa ridere, però non... Secondo me è divertente. E non è che fa chissà cosa, secondo me. Non è che fa chissà cosa. Se ti faccio vedere altre persone ciò che fanno, vabbè, prossima volta vedremo. Vedrai. Gabi, matematica meno per meno fa più, giusto? Ecco, dietro ci sono due biondi, matematica bionda per bionda fa cagna. Porco Dio, se sono cagne le bionde. Ha anche la coda, magari è una cagna di razza. No, mi dissocio completamente, ragazzi. No. Beh, giustamente le due ragazze dietro ridono. Le due ragazze dietro ridono. Te? Cosa avresti detto? Avresti detto qualcosa? No. Cioè, avresti detto ad esempio, oh pezzo di merda, no, come no. Ti permetti, togli no. La cassa, queste cose qua? No. Non gli avresti detto niente? Avresti riso? Direi. Trovarli no, tutti così. Non stanno... È un po' imbarazzato. È un po' imbarazzato. Non ho fatto, non è colpa mia. Perdonami. Ma non è colpa mia, perdonami. Ci sto avverso tutti i tatuaggi. Guarda che chiaro. Tu mi fai dormire questi giorni? No? Sì. Io mi sveglio a mezzogiorno ogni giorno. Ti lascio a casa. Ah, vabbè, no. È partito. Buonanotte. Ha salvato le ragazze. Ma succede di tutto. Oh mio Dio. È partito l'ombrellone. È partito l'ombrellone. Lui alla fine non ha fatto niente, però e si prende i meriti. Si prende i meriti. È arrivata la polizia locale. Il gabrone della polizia locale. Dai, divertente. Questa scena non ti ha fatto state, molto ridere. Frate? Come state, fra? E frate, fratem. Vediamo. Ok. Mangiamoci sto peperoncino. Ragazzi, ho preso questo gambo. Peperoncino. Ah, quelli fanno male. So già che parte è questo. Vive da solo? Sì, no, abita con un altro ragazzo che fa live. Tutto! Ah, te saresti capace? Sì, a me piace tutto? Piccante. Ma quello è piccantissimo. No. No, tutto no, però quello è piccantissimo. Piccante. Già te col ketchup bevi l'acqua. No, guarda. Porco Dio. Vammi a prendere il latte, vai a prendere qualcosa da bere, Gio. Sei bella biondina, come stai a pecorina? No! No, mi dissocio! Mi dissocio. Poverino. Madonna, se pigliamo ammazzate qui. Ma vi sto riprendendo a voi? No, ci deve essere ripreso. Ma ascolta un po'. Lo spengo, dammi un secondo. Non va bene queste cose. Devi dare 2 minuti che devo mettere la cosa. Ah, qua poverino, non stava facendo niente, non aveva ripreso nessuno, stava riprendendo la sua faccia. Riprendi solamente te stesso, non succede, puoi farlo. Però questi qua crede che gli hanno rotto le palle, anche se non ha fatto niente. Sai, le solite persone che
vogliono farsi notare, fighi, così vogliono rompere le palle durante le live. Sì. Bravo. No, no, ma secondo me farebbero fighi lo stesso, anche se non, non era in live lui, credo, credo. Qua lui giustamente gli chiedi due minuti per spegnerlo. Lui però non credo che voglia. Gli ha lanciato giù il telefono. Ma ti pare normale? Gli ha lanciato giù il telefono. Un po' bastardi quelli lì. Un po' bastardi. Un po' bastardi. Un po' bastardi. Un po' bastardi. Se tu fossi stato lui, cosa avresti fatto qua? L'avrei minato. Beh, però in live non puoi farlo. Ma non me ne frega. In live non puoi farlo. Mi colpano per una cosa che comunque non ho fatto. Però questa gente si trova purtroppo in poi giro. Poi se mi si rompeva il telefono. Lui pensa che... però sai che gli è successo? Non credo in questo video. Però tipo un paio di settimane fa l'hanno veramente picchiato. Lui si è difeso un po'. Però gli hanno rotto l'iPhone, quindi l'ha dovuto ricomprare uno. Però fortunatamente non ha comprato uno nuovo, ma che ad esempio qualcuno lì di Milano, se ce l'aveva uno da vendere, e ha comprato uno già usato, capito? Però comunque gli hanno rotto l'iPhone. E infatti ha messo anche la storia che aveva l'iPhone rotto e lui si era fatto male alla mano. Poverino. Un po' storia. Cioè, ma è divertente fare queste cose in giro. Però se ti trovi quello sbagliato... Ho detto di stare calmi. Non puoi neanche reagire perché... Essendo in live devi essere conforme alla piattaforma che sei vicino alla live, purtroppo. Ma 50 modi cosa? Stai zitto, vai. Devi stare sciolto però, scusami. Ah, questo è il suo modo di dire, stai sciolto. Vado via, non rompere le balle. L'avevi già sentito, stai sciolto? Adesso devi rompere le balle, ma che cazzo fai? Ma corre. Ma sono un ragazzino, oh, ma ti pare normale? Ma ti pare normale? Ma sono un ragazzino, porco io, te la prendi con un ragazzino, ma ti pare normale? Ma testa di cazzo! Ha ragione. Ma ha ti ragione. Pare normale? Ma vaffanculo. Vabbè, io vi saluto, ragazzi. Vi saluto. Ciao. Vi salutiamo. Bella. Vi salutiamo. Ciao.